chiedilo a Tuberga. Buongiorno a tutti, eccoci quest'oggi qua nel podcast Chiedilo a Tuberga. Il sottoscritto è a disposizione e in compagnia dell'amico Enrico. Vediamo assolutamente che cosa si può esplorare. Enrico, aspetto che tu mi metta in difficoltà quest'oggi. Partiamo subito, Federico, con una domanda dalla Toscana, più precisamente da Cecina, e ce la scrive Maria Stella. Maria Stella ha fatto una domanda molto lunga e articolata che ti riassumo così. È un'utilizzatrice di micorrize e vorrebbe sapere qualche informazione sull'utilizzo di questi microrganismi nel prato. Grazie mille Maria Stella, anche in questo caso persona estremamente coinvolta nella passione del prato. Due parole per gli amici, per gli altri amici che ci stanno ascoltando, che cosa sono le micorrize? Le micorrize sono dei funghi, quindi sono degli elementi assolutamente vitali, presenti in maniera naturale nell'ambiente che ci circonda, all'interno del terreno. Un bosco è un elemento fortemente micorrizzato. Il Boletus edulis, ti piace mangiare funghi, Enrico? Certamente. Molto bene, è una forma di micorrizza all'interno proprio del sistema boschivo. Quindi le micorrize sono dei microrganismi, dei funghi, vengono definiti simbionti. Che cos'è la simbiosi? Non è altro che un utilizzo reciproco con vantaggio delle caratteristiche che due elementi differenti, mettendosi insieme, riescono quindi a perpetuare nella colonizzazione degli spazi, nella presenza nell'ambiente, nella perpetuazione della specie, eccetera, eccetera. Che cosa fa la micorrizza, questo fungo simbionte? Questa micorrizza si lega, micos, fungo, ok? Rizza, radice, quindi all'interno del terreno, si lega all'interno o all'esterno della pianta che, virgolette, passatemi il termine, colonizza, andando a dare fondamentalmente un in dote, in regalo, un'esplorazione davvero molto più importante del terreno, e ricevendo zuccheri dalla pianta stessa. Quindi questo scambio che cosa porta? Porta a creare come se fossero delle micro radici, in realtà sono le ife del fungo stesso, che assorbono acqua, soluzione circolante dal terreno, la trasferiscono all'interno della pianta, la pianta la elabora, la utilizza, utilizza questi elementi nutritivi per tutte le sue funzioni vitali e in regalo dà una particina piccolina al fungo simbionte con il quale è legato, quindi con la micorrizza. Cara Maria Stella, sai perfettamente che esistono due tipologie di micorrize, in realtà ne esistono tre. Citiamo le due più importanti, che sono le ectomicorrize e le endomicorrize. Le ectomicorrize sono quei funghi che riescono a colonizzare sostanza organica anche in degradazione, quindi si legano alle radici delle piante ecto al di fuori, non hanno bisogno di penetrare all'interno per creare questa simbiosi. Non sono tipiche delle specie da tappeto erboso, quindi non è qualcosa di così interessante per quanto riguarda i prati. Sono molto interessanti per tutte le acidofile, sono molto interessanti quindi per le conifere, sono interessanti per una serie di piante superiori. Per quanto riguarda il prato, la categoria delle endomicorrize, cioè coloro le quali penetrano comunque all'interno della pianta, è un qualche cosa di estremamente importante, di estremamente fondamentale, utile, e sono sostanzialmente quelle che colonizzano e formano questo sistema con il prato. Maria Stella, sicuramente, avendo già utilizzato le micorrize, si rende perfettamente conto che questo fenomeno di simbiosi non avviene nell'immediato. Non è uno schiocco di dita, io inserisco le micorrize all'interno del terreno e sostanzialmente subito sono efficaci e danno questo ritorno della pianta. C'è prima questa fase di colonizzazione. Anche in questo caso diamo dei dati generici e possiamo tranquillamente dire che occorrono dalle 3 alle 4 settimane perché avvenga la simbiosi completa e reale tra micorrizza e pianta ospitante. Significa che quindi il sistema inizia a essere efficace fondamentalmente dopo circa un mese. Le micorrize, essendo dei funghi, sono sostanzialmente degli elementi abbastanza delicati, richiedono certamente una certa presenza di umidità, di acqua e anche alcuni accorgimenti.
Il primo accorgimento conosciuto è sostanzialmente quello di non eccedere con concimazioni fosforiche a base di fosforo nella fase di micorrizzazione. Questo perché inibisce un eccesso di fosforo la creazione di questa simbiosi. Quindi, per dare un'indicazione a Maria Stella, sostanzialmente non devo, non vuol dire che io non debba dare fosforo, quantità, se vogliamo dare delle indicazioni che possono essere di uso comune per tutti, i classici concimi che contengono un 5, 6, 7% di fosforo come titolo assolutamente non danno nessun problema durante la fase di micorrizzazione. Il classico starter 20, 22, 25% di fosforo sarebbe bene per il primo mese dalla fase di introduzione delle micorrize non andarlo a inserire, per evitare di creare delle competizioni e degli scompensi con la micorrizzazione stessa, e se necessario andarlo poi a introdurre successivamente una volta che l'equilibrio oramai si è stabilizzato. La micorriza è un elemento estremamente interessante, Enrico. Una pianta micorrizzata esplora una quantità di terreno 1000 volte superiore rispetto a una pianta non micorrizzata. Quindi significa che le possibilità di recuperare sostanze nutritive, fondamentalmente, sono 1000 volte superiori. Perlomeno 1000 volte superiori. Sai perfettamente anche tu che la prima forma di cura della tua salute è l'alimentazione. Se io creo quindi una pianta che è in grado di gestire le risorse che possono essere presenti in maniera naturale, che possono essere fornite attraverso un piano di manutenzione, attraverso l'aiuto, attraverso le pratiche manutentive, certamente io vado a creare una situazione molto più savia, molto più sana, e vado a creare quello che si può dire il prato sano e bello. La micorrizzazione, mi preme ancora dire questo, che esistono tante possibilità, cioè la micorriza non è una sola. Tendenzialmente esiste fondamentalmente un genere che si chiama glomus, dopodiché all'interno ci sono varie specie, glomus deserticola, glomus mosse, eccetera eccetera. Tanto più, cara Maria Stella, un prodotto che tu inserisci contiene un pool, un cocktail più ovviamente sviluppato in termini di specie diverse di micorrize, tanto più l'operazione di micorrizzazione tua risulterà efficace, perché ovviamente ci sono delle micro differenze dove beneficeranno alcune specie rispetto ad altre, quindi la situazione sarà assolutamente generalizzata. Pianta micorrizzata vuol dire pianta più sana? Sì, assolutamente, ed è per questo che diverse aziende, una è quella per la quale tu, Enrico, lavori, lo posso fare il nome, Bottos, crea dei prodotti, quindi delle miscele che contengono già delle micorrize che vengono micorrizzate già nella fase di insediamento iniziale, cioè per facilitare questa colonizzazione del terreno, colonizzazione e quindi copertura degli spazi e sfruttare tutte le risorse a disposizione. Ti dico l'ultima cosa, Enrico. Un bosco è un ecosistema fortissimamente micorrizzato. Non credo, ma questo diventa fondamentalmente anche nel sapere comune, che ci sia ambiente più fertile di quello del bosco. Quindi stiamo semplicemente dicendo che la natura ha creato dei sistemi e noi, esseri umani, il nostro dovere è copiare nel migliore del modo questi sistemi che la natura ci ha messo a disposizione per creare di nuovo quelle condizioni di beneficio, di perpetuazione delle specie, di rispetto ambientale, di utilizzo e di sviluppo delle specie, degli individui che a noi interessano per creare appunto il tappeto erboso. Grazie Maria Stella. La prossima domanda ci arriva da Marco da Perugia e ci chiede: per quanto riguarda le malattie da tappeto erboso, è meglio prevenire o curare? Caro Enrico e caro Marco, prevenire o curare? A me piace sempre molto cercare di fare dei paralleli, perché rendono per me, spero anche per altre persone, più semplice il pensiero che si va a sviluppare. Parlo di me essere umano e poi lo trasferisco ovviamente anche sul giardino, lo trasferisco anche sul tappeto erboso. È meglio prevenire o è meglio curare? Certamente la prevenzione è la forma che tutti quanti vanno a privilegiare, permettimi di dire Enrico, obbligatoriamente,
per ridurre quelle che sono poi le necessità che la cura in quel momento ti deve poi andare ad aiutare nel risolvere il problema che la prevenzione non è riuscita a combattere definitivamente. Mi spiego meglio. Il legislatore, e mi riferisco quindi all'aspetto tappeto erboso, ha, e non si entra in alcun tipo di commento, creato delle limitazioni all'utilizzo di quelli che sono prodotti fitosanitari per la cura del prato. Limitazioni in relazione al rispetto ambientale, limitazioni in relazione al rispetto dell'operatore che distribuisce il prodotto, limitazioni in relazione al rispetto della persona, degli esseri umani che usufruiscono di quelle strutture. Perfetto, mi trovo assolutamente in linea con tutto questo. Certamente in passato il manutentore era più propenso alla cura che non alla prevenzione. Tendenzialmente diventava, è stato concettualmente più semplice: ho un problema, lo affronto e lo risolvo nel momento in cui vedo il problema, noto il problema, si rende assolutamente visibile. L'approccio è diametralmente cambiato. È diametralmente cambiato dal 2014, quando c'è stata l'introduzione della direttiva europea 128, quindi con quello che si chiama piano d'azione nazionale all'interno della situazione italiana, dove appunto diventa fondamentale, causa limitazioni di elementi chimici, dove diventa fondamentale l'utilizzo di tecniche agronomiche, l'utilizzo di prodotti naturali e la conoscenza di situazioni che possono aiutare nella fase di prevenzione di difficoltà. Le difficoltà in un prato si chiamano stress. Tendenzialmente sono stress di tipo biotico, vuol dire quindi di tipo vitale, malattie infestanti, insetti, o di tipo abiotico, siccità, calpestio, ombra, caldo, sole, freddo, gelo, eccetera, eccetera. Il concetto del bravo manutentore è che attraverso la nutrizione e attraverso l'introduzione di determinate sostanze naturali, possono anche essere sostanze minerali, ma che non hanno elementi di sintesi, riesco a ridurre, non voglio dire eliminare, quella che è la successiva carica di sviluppo di patologie, per esempio, sul prato stesso. Ci colleghiamo alla domanda di Maria Stella? Sì, proviamoci. Le micorrize sono una forma di prevenzione per quanto riguarda potenziali difficoltà del prato? La risposta è assolutamente sì. Ricordiamoci quello che ho detto prima: una capacità della pianta 1000 volte superiore di rendersi capace di assorbire più elementi nutritivi e assorbirli nella totalità la rende di conseguenza più sana. D'altronde tu, Enrico, credo che tu faccia nella tua dieta comunque un apporto di proteine, un apporto di carboidrati, un apporto di zuccheri, un apporto di vitamine, metti dentro delle fibre secondo il regime alimentare che ritieni opportuno, ma comunque di tutto un po' per avere questa situazione di equilibrio. La stessa cosa fa la micorrizza. La micorrizza quindi è qualche cosa che mi aiuta di conseguenza a muovere quella che si chiama soluzione circolante, dove ci sono tutti i sali minerali disciolti all'interno e che quindi danno una nutrizione della pianta. Ritorno al concetto di prato sano e bello come conseguenza. Le pratiche naturali che possono permettere uno sviluppo quindi ottimale del prato non prendono in considerazione solo le micorrize. Vengono presi in considerazione dei microrganismi, possono essere tricoderma, possono essere dei bacillus subtilis, bacillus amyloliquefacens, eccetera, eccetera. Questi microrganismi entrano in competizione diretta con gli elementi tossici per la coltivazione del prato, ma fondamentalmente con loro, con gli elementi patogeni, entrano in competizione per quanto riguarda gli elementi nutritivi e per quanto riguarda gli spazi. Quindi, creando una colonizzazione, fornendo una fertilità al terreno in maniera diretta attraverso dei prodotti semplicissimi, Enrico, sono dei prodotti liquidi da distribuire, qualora anche fossero in polvere vengono sciolti in acqua e la distribuzione è estremamente semplice, l'incidenza metro quadrato è veramente ridicola. Attraverso un'introduzione di queste sostanze, di questi microrganismi, io riesco a rendere un intero ambiente completamente salubre. Attenzione, Marco! La lotta preventiva richiede comunque, non voglio dire una sorta di programma, ma sostanzialmente sì,
essendo degli elementi vivi, si sviluppano in condizioni per loro favorevoli in determinati periodi dell'anno. Quindi la mia introduzione, la mia prevenzione è senz'altro preferibile seguirla secondo un determinato cronoprogramma. Certamente la cura verrà eventualmente in seguito qualora, attraverso la prevenzione, esattamente come me, essere umano, non sono riuscito a creare i presupposti per superare il problema. Spero di aver risposto in maniera adeguata a Marco, così come a Maria Stella, così come a tutti gli amici. Enrico, che cosa dire? Alla prossima! Vi ricordo che potete continuare a mandarci le vostre domande, che sono già tantissime. Trovate il modulo nella nostra pagina Facebook oppure nel nostro blog al sito bottos1848.com. Ciao a tutti e alla prossima puntata! Alla prossima, arrivederci! Chiedilo a Tuberga è una serie podcast di Botos SRL, scritta da Federico Tuberga ed Enrico Leorato, fonico di studio e post-produzione Claudio Leorato. Botos, per un prato sano e bello.